Buon pomeriggio amici di Asse Sportivo, siamo qui dal centro sportivo Cercat di Torricelli, dove si è appena concluso il match tra Sportmania Cerignola e Matinatum. Siamo qui con il presidente Sandro Moccia, al quale chiediamo come ha valutato, al di là del risultato, la prestazione dei suoi ragazzi. È una prestazione che conferma lo stato di forma ottimale dei ragazzi, che hanno effettuato una preparazione giusta proprio per questo campionato. Sì, ci sono alcuni infortunati, ma derivanti da in scontri di gioco che purtroppo sono inevitabili in una partita di calcio. La partita è stata dal primo all'ultimo minuto con ritmi elevati, abbiamo incontrato un'ottima squadra, mi ha impressionato molto in mattinata, però ovviamente alla fine la qualità superiore tecnica ha prevalso e i tre gol ci sono tutti. Come vede la prossima trasferta con Sanicandro Garganico? Beh, il campo di Sanicandro lo conosciamo, siamo già stati l'anno scorso, è un campo in terra e quindi bisogna essere abituati a giocare lì, però io dico sempre, io guardo sempre la mia squadra, guardo sempre il mio organico, gli altri sappiamo che faranno di tutto per crearci dei problemi, ma andiamo anche lì convinti di essere sempre più forti e andiamo ovviamente per mantenere il primato, anche perché ho saputo oggi che lo Spinazzola, che era capolista con noi, ha perso e quindi siamo soli in vetta e andiamo a Sanicandro per mantenere il primato di questo campionato. 4 vittorie su 4, primato assoluto in classifica, per lei è lecito sognare? Io, come ho detto già all'inizio, è una squadra che punta a vincere il campionato. È stata costruita proprio perché puntiamo a vincere, servivano quei 4-5 innesti che sono stati fatti per renderla ancora più competitiva rispetto all'anno scorso. E quindi penso che, insomma, se continuiamo così, spero, insomma, che poi alla fine il campo ci dia ragione e vinciamo il campionato. Amici di Assist Sportivo, siamo qui con mister Schiavone al termine della partita. Grande gioco, grande partita, ancora una vittoria, continua la striscia positiva appunto dello Sportmania. Sì, diciamo che abbiamo fatto delle ottime giocate oggi. Sinceramente all'inizio questa mattinata era ben messo in campo con dei buoni elementi, ci ha messo un pochino in difficoltà, anche perché oggi era una giornata dove c'era un caldo bestiale. Cioè, faceva troppo caldo e era difficile stare concentrati. Poi la forza di questa squadra alla lunga è venuta fuori e siamo riusciti a vincere questa partita, credo meritatamente, perché abbiamo creato tantissimo. Abbiamo fatto 3 gol di ottima fattura, abbiamo fatto delle bellissime giocate e sono soddisfatto della squadra. Ecco appunto, grande gioco offensivo che ha saputo far imporre bene la squadra, appunto lo Sportmania, e contrastare bene comunque l'avversario. Sì, insomma, abbiamo giocato bene in tutti i reparti, in difesa Carducci ha giocato benissimo, anche gli altri due, Rosario e Di Pilato. Poi purtroppo noi siamo una rosa ampia e meno male, perché ogni domenica si infortuna qualcuno, oggi non abbiamo potuto schierare a Colucci e Misino per problemi di lavoro è fuori Cerignola, e diciamo rinunciare a un under come lui, che nelle ultime 3 partite stava facendo benissimo, era difficile. Però la rosa è ampia e chi viene chiamato in causa dà il massimo, e oggi anche Casieri ha fatto un gol all'inizio, che giocava appunto al posto di Misino, e Di Pilato ha fatto la parte sua dietro al posto di Colucci. Per il resto Tarantino, Guglielmi, Avino, Cascella, tutti quanti hanno dato il loro apporto, e non era facile oggi vincere questa mattinata, perché ripeto, è una squadra che è venuta a giocare a Cerignola a viso aperto ed è una buona squadra che secondo me dirà la sua nel continuo del campionato. Ecco appunto, lei ha parlato di Casieri, grande prestazione, grande gioco di quest'under, ha fatto sicuramente una bella partita. Sì, ti ripeto,
Io ho una, c'è un modo di giocare, voglio dire, sugli esterni gioco con a destra un destro puro e a sinistra un sinistro puro. Adesso, venendo a mancare Misino, ci siamo dovuti adattare, ho dovuto mettere Casiri a sinistra e ho rinunciato un po' a mettere i palloni dentro perché lui tende un po' a entrare con la palla, diciamo, in mezzo al campo e a proporsi. Mentre Misino ha un gioco più proprio come ala, arriva sull'esterno e mette il cross. Noi poi giochiamo con un centrocampo a 5 con due punte che non hanno una posizione fissa in campo. Però Casiri oggi, ripeto, nonostante ha sbloccato la partita, ha fatto un'ottima partita, come lo stesso Tarantino, Guglielmi e tutti quanti, Checco Di Paola, Carducci, tutti. Il portiere nostro non è stato quasi mai tirato in causa, anche se ti devo dire la verità, però all'inizio loro su un contropiede hanno preso il palo, poteva andare, diciamo, la partita a vantaggio loro momentaneamente. Però il calcio è a volte anche sia bravura che fortuna, e siamo stati fortunati a non prendere gol e poi siamo stati bravi a farne tre. Scelte arbitrali abbastanza contestate che hanno, insomma, mosso, hanno acceso anche un po' la tifoseria. Vabbè, ma a volte mandano, questa è una cosa che diciamo sempre tutti quanti, mandano degli arbitri piccoli ad arbitrare questo tipo di partite, un po' inesperti. Che ti devo dire, è stato, loro hanno avuto un'espulsione del portiere che era giustissima, perché Tarantino ormai era involato verso la porta, se l'ha contrastato fuori dall'area, doppia ammonizione, è stato espulso. Poi sul gol che abbiamo fatto noi, non so, dicono che c'è stato un calcio da parte del portiere, non l'ho visto, ma comunque sono cose che possono anche succedere durante una partita. L'importante è che quando si finisce ci diamo tutti quanti la mano. È stata una partita tutto sommato corretta, falli non ce ne sono stati, falli di gioco, ma niente di che. Il pensiero è già rivolto alla prossima gara, alla prossima partita contro il Senigallo Garganico, un campo piuttosto ostico. Come vi preparerete questa settimana? Ci prepariamo sempre, come ti dico sempre, ogni domenica, da martedì, anzi già da adesso, io penso già a Senigallo. Andiamo a giocare a Senigallo, ci alleniamo in settimana umilmente, come sempre, ci dobbiamo impegnare. Domenica andiamo a giocare appunto su un campo di terra, un campo largo. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo affrontare l'avversario con la dovuta cautela, con l'umiltà, con l'attenzione e il rispetto del reciproco per l'avversario. Daremo il massimo e cercheremo di portare a casa un risultato a nostro favore. Una piccola indiscrezione tecnica, stesso modulo? Sempre stesso modulo, il modulo che vince non si cambia. Io mi piace giocare così, mi sono fatto questo tipo di squadra appunto per giocare in questo modo. La partita la voglio fare io, non voglio rinunciare ad attaccare, a giocare, a propormi. E poi voglio dire, se ti alleni in settimana con la voglia che ci alleniamo noi, con questo gruppo, niente, diciamo, non abbiamo limiti a niente. Domenica dopo domenica cerchiamo di fare la nostra partita, poi dopo la partita vediamo quello che siamo riusciti ad ottenere. Per adesso 4 partite, 4 vittorie, siamo primi, mi sa, soli, perché ho sentito che lo Spinazzola ha perso. Tra l'altro mi hanno detto che ha perso pure il Candile in casa con il Troia, il calcio è strano, perché nessuno si aspettava che tendesse a vincere a Candela. Quindi ogni partita o con qualsiasi avversario incontri la devi affrontare con il massimo dell'umiltà, il massimo rispetto per la squadra che incontri, e poi alla fine dei 90 minuti chi è stato più bravo vince la partita. Giusto per sottolineare il bel campionato che comunque sta affrontando lo Sportmania, soltanto un gol subito dall'inizio. Sono contento, la difesa è una difesa molto attenta, il centrocampo l'aiuta tantissimo. Meglio di così, fino adesso non possiamo fare. Grazie mister, dal campo Charcat è tutto.